contenuti nelle camere di stasi del complesso Delta. Questo impianto è stato costruito per ospitare e studiare le creature extradimensionali recuperate durante i primi test del teletrasporto nel livello Delta 3. Sappiamo poco del loro ambiente nativo, ma gli esemplari sembrano forme di vita a base di carbonio, con una tolleranza al calore estremamente elevata. L'epidermide è molto resistente all'abrasione e all'incisione, cosa che ha complicato gli esami interni. Gli studi d'osservazione hanno mostrato forza e agilità incredibili, così come la capacità di generare e controllare masse coesive di plasma. I metodi con cui vengono create queste masse sono ancora sconosciuti. Crediamo che gli esemplari possiedano una rudimentale intelligenza e struttura sociale, come è stato dimostrato durante le prime tragiche spedizioni attraverso il portale. Nonostante l'acquisizione di tali esemplari ci sia costata molte vite umane, un giorno speriamo di completare la loro mappatura genomica, così da ottenere le prime risposte alle molte domande. Classificato Q1 o semplicemente Cubo delle Anime. Fu scoperto nel 2104 in una regione in cui i ricercatori della UAC scoprirono tracce di una civiltà da tempo scomparsa. Non sappiamo nulla di tale civiltà, ma secondo quanto siamo riusciti a decifrare dalle incisioni sulle tavole di pietra disseminate tra le rovine, pare sia stata spazzata via da un qualche tipo di cataclisma. Gli indizi raccolti indicano una società culturalmente avanzata, la cui tecnologia può essere descritta solamente come mistica, fatto dimostrato dalle strane caratteristiche che il Q1 presenta. I tentativi di esaminare il Q1 sono risultati inutili. Lo spettrometro di massa e i metodi di scansione a radiazione non sono riusciti a fornirci un'idea chiara della composizione molecolare del manufatto. Il manufatto non può essere pesato e nessun test è servito a determinarne la massa. Tutti i tentativi di manipolarlo fisicamente o di aprirlo sono falliti. Non siamo nemmeno riusciti a decifrare i simboli che lo ricoprono. L'unica cosa che sappiamo è che le rilevazioni termografiche indicano una temperatura costante di 37,1 gradi Celsius. Con investimenti e ricerche costanti, i nostri sforzi continuano nella speranza che un giorno non lontano si riesca ad acquisire la tecnologia impiegata nella fabbricazione del Q1. Classificato Q1 o semplicemente Cubo delle Anime. Fu scoperto nel 2104 in una regione in cui i ricercatori geologici scoprirono tracce di una civiltà. Registrazione del direttore ricerche Larry Pullman, 19 ottobre 2145. Ho esaminato gli intagli sul manufatto a forma di cubo che alcuni chiamano Cubo delle Anime, e li ho combinati con dati di precedenti ricerche. Sono giunto alla conclusione che si tratta di un qualche tipo di arma. Se le fluttuazioni di corrente si fermassero abbastanza da farmi accedere al database linguistico, sono sicuro che riuscirei a verificare le mie teorie. Colgo l'opportunità per fare un'ulteriore lamentela riguardo ai continui problemi di corrente. È già abbastanza duro vivere in questa base desolata senza dover vedere le luci tremare in continuazione. Beh, ma fa lo stesso. Torniamo al discorso principale.
Ciò che ho decifrato finora è inquietante. Sembra che, quando si possiede il manufatto e si danneggia o uccide un altro essere, lo stesso manufatto tragga energia dall'avvenimento. Raggiunta una certa soglia, il manufatto può uccidere qualsiasi cosa si attacchi con esso. Non è chiaro come si possa usare per attaccare, ma pare che il manufatto sia in qualche modo autonomo. Finora ho solo decifrato circa 2/3 degli intagli, ma da quanto ho intuito, il resto indica che il manufatto racchiude un potere molto più vasto.